Gli acquisti nella pubblica amministrazione si possono suddividere in due tipologie, gli acquisti con un valore superiore alle soglie comunitarie, quindi grandi acquisti, e gli acquisti di valore inferiore alla soglia comunitaria, i cosiddetti acquisti minori. Per quanto riguarda i grandi acquisti, il decreto legislativo 163 del 2006 e il DPR 207 del 2010, che è il decreto attuativo, normano in modo preciso, mutuando delle norme comunitarie, gli acquisti, i grandi acquisti, che possono essere effettuati attraverso procedure aperte o ristrette o procedure negoziate con o senza bando di gara. Interessante invece il cosiddetto sottosoglia, quindi gli acquisti di minore entità, sono disciplinati anch'essi dal 163 e dal DPR 207. In particolare interessante l'articolo 125 del 163, che disciplina gli acquisti in economia, e importante anche sapere che per importi inferiori a 40.000 euro, ad esempio in comuni di piccole dimensioni, è possibile l'affidamento diretto. Ovviamente in tutte queste casistiche il principio della concorrenzialità, cioè la comparazione dei prezzi, va sempre fatto salvo, perché è un principio cardine che regola il mondo degli acquisti. Questa sera vedremo brevemente gli strumenti che Consip mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni per effettuare acquisti, in particolar modo il mercato elettronico, che è riservato agli acquisti sotto la soglia di rilievo comunitario, le convenzioni, gli accordi quadro e il sistema dinamico di acquisizione. Faremo anche una breve panoramica sugli obblighi e sulle facoltà che le amministrazioni hanno rispetto all'utilizzo di tutti questi strumenti.